immenso fervore. Se mai io dovessi non più risvegliarmi, ti affido, Signore, il mio piccolo cuore. Proteggio, Signore, la signora Higgins. Proteggio, Signore, la signora Denham. Proteggi i nostri benefattori e fa di noi delle buone bambine. Oggi, domani e sempre. Amen. Buonanotte. 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 E proteggi mia sorella Mary. Amen. Ti prego, proteggi anche il mio pane e la mia papera. Fa che non si prendano una polmonite. Piacerebbe una bella limonata calda, eh? Almeno qui non piove. Spunky, ti piace la direttrice? Ti piace? Ti piace? E la signora Denham? I benefattori ti piacciono? Mi vuoi bene, Spunky? Spunky? Ha detto sì! Oh, buongiorno, Rieta. Rieta, oggi tutto deve funzionare alla perfezione, alla perfezione. Sì, signora. Desidero con piacere tutti i benefattori, ma voglio soprattutto far buona impressione sul signor Edward Morgan. Sì, non ha torto. Non forse. Ho torto. Rieta, più entusiasmo. Lega qui, Rieta, con attenzione. Il signor Morgan è il più ricco dei nostri benefattori e oggi viene qui per la prima volta. Se sarà soddisfatto dell'orfanotrofio, il prossimo anno potrebbe raddoppiare il suo contributo. Oh, che meraviglia! Infatti, sono le 7, Arietta. È tempo di dare la sveglia. Sì, subito. Oh, Arietta, dimenticavo. Il signor Wyckoff prenderà parte all'ispezione di quest'oggi.
deve assicurarsi che una grossa bottiglia del famoso sciroppo Wyckoff faccia bella mostra nella nostra infermeria. Oh, senz'altro. Elizabeth Blair, cosa mi puoi dire a tua discolpa? Oh, misericordia! Elizabeth Blair, il mio ufficio, subito. Sì, signora. Elizabeth, è la seconda volta in un solo mese che sei chiamata in direzione. Sì, signora. L'ultima volta è stata condotta qui anche tua sorella Mary. Tutte e due avete ammesso di aver cantato e danzato senza permesso. Sì, signora. Lo sai perché sei qui oggi? Sì, signora. Allora su, dimmelo. Lei non lo sa. Zitta! Su, Elizabeth, dimmi perché sei qui. Perché mi sono portata a letto un pony. Basta, sei incorreggibile. Sì, signora. Elizabeth. So perfettamente che i tuoi poveri genitori erano teatranti e che sei approdata qui senza sapere cosa è disciplina, ragione per cui sono stata molto indulgente con te. Ma se mi costringi, vedrai che parte ti faccio. Però papà e mamma la facevano meglio. Cosa? La parte. Non essere sfacciata. Allora, i tuoi pony e la tua papera saranno cacciati oggi. La prego, signora, la prego. Io sarò buona, ma lei non mi ritolga il mio Spanky e la mia paperottola. Perché no? Perché il mio pony e la mia papera non sono due animali qualsiasi. Papà e mamma gli facevano fare tanti giochetti in teatro. Cosa è capace di fare tua papera? Oh, lei conosce dei trucchi fantastici, sa fare anche le uova. Ti sembra una cosa tanto eccezionale? Beh, lei lo sa fare, l'uovo. Oh, domando scusa. Elizabeth, ho deciso di disfarmi di tuo pony e di tua papera. Li farò portare via oggi stesso. Sì, signora. Non tirare su col naso. Sì, signora. Vas? No, signora. Good. Elizabeth, non piangere. Mary, non permetterlo. Non lasciarli mandar via Spanky e la mia papera. Oh, tesoro. Adesso però ascoltami. Ascolta con molta attenzione quello che ti dico. Ok, prometto. Spanky sarebbe molto triste se ti vedesse piangere, no? Penso di sì. E tu non vuoi che sia infelice, vero? Oh, no. E allora, cara, quando sarà il momento di dire addio a Spanky, tu dovrai essere molto, molto coraggiosa. Così anche lui saprà esserlo. Capito? Spanky e io siamo troppo amici. Lo so, dolcezza. Va bene, Mary. Cercherò di essere forte con Spanky e la mia papera. Ne sono sicura. Senti, hai voglia di aiutarmi a cucinare? Oh, sì, altro che! Mi piace fare le cose buone e specialmente mangiarle. In my soup, monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, oh gee, but I have fun swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see lions and tigers watching me. I make 'em jump right through, wahoo, those animals.
crackers and my soup. When I get hold of the big bad wolf, I just push him under the ground. Then I bite him in a million bits, and I go pull him right down. When they're inside me where it's dark, I walk around like Noah's Ark. I stuff my tummy like a goop with animal crackers in my soup. Animal crackers in my soup do funny things to me. They make me think my neighborhood is a big menagerie. For instance, there's our janitor. His name is Mr. Klein. And when he hollers at us kids, he reminds me of the lion. The grocer is so big and fat, he has a big mustache. He looks just like a walrus just before he takes a splash. Animal crackers in my soup, he's and rabbits loop the loop. Gosh, funky, but I have been swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see, lions and tigers watching me. I make them jump right through a hoop, those animal crackers in my soup. When I get cold on the big bad wolf, I just push him under to ground. Then I bite him in a million bits, and I go pull him right down. When they're inside me, where it's dark, I walk around like Noah's Ark. I stuff my tummy like a goop with animal crackers in my soup. Quando si è a tavola? Madame, è questa l'educazione che voi impartite? Oh, no, certo, signor Wyckoff. È stato detto loro che debbono mangiare in silenzio. Oh, è stato detto, sì. Ma davvero? Beh, a quanto pare dirglielo non è stato sufficiente. Forse un po' di vera disciplina non farebbe male. Ti hanno detto che non si canta in refettorio? Sì, signor. E allora perché lo fai? Sei una bambina molto cattiva. Lo sai, è vero? No, non è vero che è cattiva. È solo una bambina. Che ha voglia di divertirsi. Comunque non è colpa sua, gliel'ho detto io di cantare. E tu chi sei, ragazza? Sei un'orfana anche tu? Sì, signore. E che diritto hai di star qui a vivere di carità, grande come sei? Lo sa cosa faccio io qui? Lucido i pavimenti, faccio il bucato, cucino e lavo piatti. Dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera. Smettila. No che non la smetto. Solo un uomo spregevole si comporta come lei. Mary, vieni nel mio ufficio dopo la riunione. Sì, signora. Voi invece andate in cortile e rimanete lì in attesa di incontro con vostri benefattori. Sì, signora Higgins. Non vieni con noi, signor Morgan? Cosa? Ah, sì, sì, certo, alla riunione dei benefattori, vero? Sì, infatti. Vi dispiace cominciare senza di me? Vorrei dare un'occhiata qui intorno da solo. Abbiamo diversi argomenti importanti da discutere. Sarò da voi tra pochi minuti. Se però vuole. Grazie. Mi lasci? Oh, scusi. Stia comoda, la prego. Volevo solo esprimerle la mia ammirazione per la foga con la quale ha difeso quell'amore di bambina. Non pensava di far male. Questo mi sembra ovvio. Il fatto di cantare una canzone non può essere un delitto. Era deliziosa e aveva un ottimo accompagnamento. Grazie, molto gentile. E mi dica, la piccola diva, dove può aver scovato quel motivo così carino? L'ho scritto io. Lei? Scrive musica? Se vuol chiamarla musica. Certo, è incantevole per di più. Ascolti, se mi prometti di non dir niente a nessuno, le confesso una cosa.
Sarò una tomba, lo giuro. È un segreto quasi infamante. Lo sai che di nascosto compongo musica anch'io? Oh, e non è stupendo riuscire ad esprimere la melodia che si sente in noi. Un sogno. Lo sa, i più bei giorni della mia vita li ho passati studiando musica in un conservatorio in Austria. Oh, chissà com'era felice. Avevo più di un motivo. Adoro gli abitanti delle piccole città austriache. Sono così fieri che la loro musica sia la musica del mondo. E quasi tutte le persone hanno un sorriso particolare, una specie di... Ciao, amico, come stai? È gente che ama le cose semplici. Amo le cose semplici. Sembrano le parole di una canzone. Grazie del suggerimento. Chissà che un giorno o l'altro io non la scriva. Me lo fa un piacere? Sì, certo. Al termine della riunione, appena riuscirò a liberarmi, io ritornerò qui. Mi suonerà qualcos'altro. Se le fa davvero piacere, ma io penso che... Gliel'ho chiesto io. D'accordo. A tra poco, allora. Mm-hmm. E cos'è questa richiesta? Secchielli e altalene? Sapesse che problema riuscire a distrarre i bambini? Quando ero piccolo non esistevano certi problemi, in quanto non avevamo il tempo di giocare. No! Guida di moquette per il dormitorio. Cos'ha che non va la guida di linoleum? Ha fatto un tale freddo l'inverno scorso e alcune bambine tossivano così furiosamente che ho avuto una paura terribile. La moquette non serve. Madame avrà sentito parlare del famoso e premiato sciroppo Wyckoff. Ma certo! Sappia che io ho prodotto e venduto questa mistura per molti anni. Chiunque la prenda regolarmente non avrà mai tosse. Le consiglio di rifornirsene abbondantemente. Senz'altro. Quando ero piccolo, vivevo nel Maine, dove la temperatura era di 20 gradi sotto zero. E a quei tempi non c'era nemmeno il linoleum. Eppure, guardatemi! Ah! Quando ero piccola vivevo nel Maine, dove c'erano 1000 gradi sotto zero. No, no, signora Denham. Niente tappeti, né linoleum, niente di niente. Guardate me, signori. Madame, è questo il rispetto che si insegna qui? Oh, misericordia. Come ti permetti di toccare il mio cappello e il mio cappotto? Domando scusa, signor Wyckoff, ma quelli sono miei. Suoi? Sì. Sì, ha ragione. Però voleva mettere in ridicolo me. Volevo solo giocare. Ecco, signor Higgins, ecco il risultato dei vostri svaghi. Mettono in ridicolo i benefattori. Chiedo scusa. Scusa? Questa bambina è assolutamente incorreggibile. Ogni volta che la vedo sta provocando disordini. Indubbiamente un vero problema per noi. Un problema? Se vuol saperlo, è uno di quei problemi che gli istituti pubblici risolvono benissimo. Oh, non si può mandarla via. Non si può? No, voi dovete mandarla via. Voglio che sia mandata in un istituto pubblico. Penso che cambierà idea. No, senta, per favore. Se la mandate via, non darò più un soldo a questo orfanotrofio. Ma cosa dice mai? Lei non può? Oh, sì che posso. Signor Higgins, vorrei parlare con lei e con questa bambina in privato. Il suo ufficio mi sembra il luogo adatto. Ma certo, signor Morgan. Signorina, io ho avuto un'idea fantastica. Vuoi che la dica anche a te? Sì. Elizabeth? Oh, chiedo scusa. Sì, signore. Così va meglio. Allora, ascolta. Ecco cosa ho pensato. Ti farebbe piacere se tu e io diventassimo molto, molto, molto amici? Non credo che mi piacerebbe, signore. Come, Elizabeth? Vorrei rimanere solo con Elizabeth, le dispiace? Veramente, prego, signor Grazie. Morgan. Dì un po', perché non ti piacerebbe che diventassimo amici? Oh, solo perché... Oh, solo perché... Andiamo, devi trovare una risposta più convincente. Perché quando i grandi arrivano qui per farci visita dobbiamo dire solo sì signore, no signore e sorridere tutto il tempo. Lo sai mantenere un segreto? Un segreto? Mm-hmm. Non lo dirò a nessuno. Giura? Dunque, il segreto è... Oh, a me puoi dire tutto quello che ti pare. Devi sapere che io non mi intendo affatto di collegi. Il mio vero lavoro è fare l'avvocato.
Cos'è un avvocato? Vedi, se per caso ti metti nei pasticci, l'avvocato è la persona che te ne tira fuori. Oh, allora io ne avrei bisogno tutti i giorni. Dimmi, come ti chiami, tesoro? Elizabeth Blair. Elizabeth Blair. Invece sai come ti chiamerei io? Se dipendesse da me, ti chiamerei Riccioli d'Oro. Così mi chiamava il mio papà e la mia mamma pure. Sul serio? Mi gioco la testa che non esiste nome più adatto per te. Lo sai, so recitare io. Sul serio? Recitare cosa? Poesie, per esempio. Che tipo di poesie? Un tempo vivevo in un giardino ed ero, lo sai, un uccellino. Non ridevo, non correvo, piangere nemmeno io potevo. E il solo giochino che facevo era volare nel cielo. Quindi non ho rimpianti per quelle lunghe ali. È la più bella poesia che abbia mai sentito. Ne sa un'altra. Allora dilla. Ogni giorno mi sveglio col sole e con gli occhi ancora semichiusi faccio un lungo sbadiglio. Salto giù dal mio letto e sorrido, sorrido, sorrido. Ne sa un'altra. Oh, chissà quante ne sai. Ora sta a sentire. Va bene. Io ho un amico che... Oh, scommetto che è una bugia. Cosa? Dici che hai un amico. Io scommetto che ne hai un mucchio. Sei una terribile adulatrice. È una cosa molto brutta. No, per niente. E adesso senti. Sono sicuro che a questo mio amico tu piaceresti. Sarebbe felice di offrirti un solido tetto, tanti bei vestitini, dozzine di bambole, di giocattoli, e di farti studiare nelle scuole migliori e tante cose di questo genere. E lui come può fare questo? Io dico che solo le mamme e i papà ci riescono. Ah, comunque, se ti fai aiutare da un avvocato, e tu sei un po' piccola per capire, ma io posso fare in modo che il mio amico ti adotti legalmente. E adesso desidero che tu mi dica se hai piacere che il mio amico faccia tutte queste belle cose. Sei contenta? Io non credo che potrei. Non potresti? E perché? Vuoi saperlo subito? Cos'è? Vuoi pensarci su? Posso tornare a dirtelo tra un minutino? Oh, sì, certo. Resterò qui ad aspettarti. Promesso? Promesso. Croci sul cuore. Mary! 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 Oh, dove? Mary! Mary! Signora Denham. Sì? Se per caso a quella creatura venisse offerta un'occasione, se ci fosse qualcuno disposto a provvedere a lei... A noi ci auguriamo sempre che i nostri bambini vengano adottati, ma trattandosi di Elizabeth ci sarebbe una difficoltà. Vedela... Non esiste difficoltà che non possa essere superata. Ci riuscirò, signora Denham, vedrà. Ma allora è lei quello che ha intenzione di... Ha una sola condizione. Non dovrà sapere che sono io il tutore. Per che motivo? Perché ha sempre dovuto dire grazie per ogni suo boccone. E questo non deve più essere. Non voglio la sua gratitudine. Da ora in poi avrà tutte le cose più belle che la vita possa offrire. E solo perché ne ha diritto. Ma alla bambina bisognerà dire qualcosa. Questo è vero. Sì. Ho trovato. Diremo che agisco per conto di un cliente. Diremo che è stata adottata da un signore che si chiama, non so... Lo chiameremo Hiram Jones. Oh, signor Morgan. Però prima che si affezioni a quest'idea, c'è una cosa di Elizabeth che lei deve sapere. Avanti. Allora, hai preso una decisione? Non ancora? E perché? Posso parlare col tuo amico? Il mio amico? Oh, il signor Jones. Hiram Jones. Che cosa gli vorresti dire? Bisogna che gli dica che mi piacerebbe vivere nella sua casa, se però viene anche mia sorella. Tua sorella? Sì, mia sorella Mary. Lei lavora nella cucina. Eccola qua. Questa è Mary Blair, signor Morgan. Ah, piacere, molto piacere. Vero che è bella mia sorella e anche terribilmente dolce. Signor Morgan, sono molto grata a lei, cioè al suo amico, per voler adottare Riccioli d'Oro. Ma vede, quando mio padre e mia madre... Tesoro, potresti andare a giocare fuori per un minuto solo? Devo proprio. Penso che sia meglio. D'accordo. Vede, signor Morgan, quando mio padre e mia madre furono uccisi... Uccisi? Sì. Rimasero uccisi in un incidente d'auto. Oh, mi dispiace. All'ospedale, prima che essi... prima che morissero,
Promisi che Riccioli d'Oro e io non ci saremmo mai separate. Non posso venir meno a quella promessa. La piccola ha bisogno di me e io di lei. Mi rendo conto. Per favore, ringrazi quel suo amico. Gli dica che gli siamo molto riconoscenti, ma... Addio, signor Morgan. È carina questa. Grazie, zia Genevieve. È una tua composizione? Per meglio dire, l'ultima, l'ho buttata giù poco fa. È la cosa più carina che tu abbia scritto. È piena di sentimento. Anche tuo nipote ha dei sentimenti, come ogni essere umano. Io vado di sopra a scrivere delle lettere. Verrò a darti il bacio della buonanotte prima di andare a letto. Promesso? Parola. Guarda che ci conto. Nell'attesa io comporrò almeno 6 madrigali in tuo onore. No. Only yesterday morning, life was real as can be. A roar of a train, the wind and the rain. Then without any warning, suddenly you came to me. Bewildered I stand in my wonderland. It's all so new to me, how gay the day can start. This din within my heart, this change thrillingly strange, since fate brought you. Climbed a garden wall, and everything is all so new to me. Like ships in distress, like a deep wilderness, like mist in the sky, so lost. Am I, until I find my way, I hope you'll see me through, because it's all so new.
Edward? Edward? Oh, zia Genevieve. Allora, sono in attesa. In attesa di cosa? Beh, dei tuoi madrigali, me ne hai annunciati una mezza dozzina. Sì, è vero, ma non posso mantenere la mia promessa. Sono stato molto impegnato. Scherzi? Parola d'onore. Mi sono lasciato prendere da un gioco affascinante. Sognare ad occhi aperti. Non so, immagina per esempio che... Lo vedi quel quadro? Si capisce che lo vedo. Ti avverto, giovanotto, che i miei occhi sono ancora quelli di una volta. Bene, immagina allora che quella bella creatura a un tratto prenda vita. Immagina che ti sorrida e ti saluti anche. Che cosa faresti? Chiamerei il dottore. Senti, Edward, ti prego, non dire delle sciocchezze. In fondo devo ammettere che il tuo gioco non mi dispiace. Io impazzirei se quella bambina potesse davvero scendere dal quadro e venire a vivere con noi. Sì, pensi davvero quello che hai detto? Certo, non c'è niente che riempia di vita una casa quanto la presenza di un bambino. Per San Giorgio, stavolta lo faccio. Fai cosa? Riapriremo la nostra casa al mare. Nel frattempo provvederò a fare tutte le pratiche necessarie. Tu invece ti occuperai degli acquisti, vestiti estivi e tutti i relativi a Gigi. Vedrai, passeremo un'estate favolosa. Manderò la limousine a prendere... Mandi la limousine per cosa? A prendere la bambina del quadro, ovviamente. Senti, Edward, gioco o non gioco, stasera tu mi sembri un pochino toccato. No, sono proprio pazzo, zia Genevieve. Deliziosamente pazzo. Stavolta lo chiamo sul serio, il dottore. Certo che devi chiamarlo. Comunque, in attesa del suo arrivo, consentimi di essere il primo a congratularmi. Congratularti per cosa? Mia cara, stai per diventare mamma. Oh! Ciao, signora Dana. Ciao, tesoro. Arrivederci. Ciao, signora Higgins. Addio. Arrivederla, signora Higgins. Tutto fatto, signore. Bene, signorina. Oh. Ciao, Elizabeth. Ciao. Non dimenticarti di me. Ciao, Peppy. Ciao. Ciao. Arrivederci, Mary. Ciao, Elizabeth. Torna presto. Henrietta, perché gorgoglia in questo modo? Non posso farne a meno. Sono così felice. Non si può cedere al sentimento. Ma perché lei piange allora? E perché non dovrei? Non posso essere felice anche io. Mi raccomando, la signora Higgins ha detto che poiché vivremo nell'alta società dobbiamo saper essere vere signore. Oh, non me lo dimenticherò. Mondo Birbone. Può avvisare il signor Morgan che la signorina Blair e sua sorella sono arrivate. Ciao, signore! Elizabeth! Devo ritenere che anche il bestiame è ospite del signor Morgan? Sì, infatti. Mondo Birbone. Una certa signorina Blair e sua sorella. Sono arrivate, zia. Ciao! Riccioli d'oro! Ma da dove è uscito tutto questo serraglio? Sono stati dietro di noi tutto il tempo. Ma non dirmi. Sì, sul sedile di dietro. E permetti, zia, ti presento la tua nuova famiglia. Mary, Elizabeth e zia Genevieve. Molto lieta, mia signora. Cara Mary, sono felicissima di avervi qui. Vogliamo entrare? Adesso? Sì, adesso. Reynolds vuole assicurarsi che i nostri ospiti siano sistemati adeguatamente. Lei parla del bestiame, signore? Esattamente. Fare da maggiordomo a un pony è una papera. Niente sconcezze, chiaro? Ehi, hai capito quello che ho detto, sì? Mondo Birbone. Allora, ti piace la nuova casa? È meravigliosa!
volete fare un giretto e dare un'occhiata al resto? Mm-hmm. Io vorrei vedere dove dormiranno Spanky e Betsy, se è possibile. Ma certamente. No, non adesso. Elizabeth deve fare un riposino prima di cena. Oh, ti prego. Ho avuto precise disposizioni in merito. Il signor Jones desidera che Elizabeth e Mary siano molto bene accudite. Capisco. Beh, non si può discutere con il signor Jones. È quello che dico io. Va bene, allora, obbediamo al signor Jones. Ma ci vedremo a cena? Mm? Vieni, cara. A più tardi. Ciao! Ciao! La colazione è servita. Il pranzo è alla 1. La cena alle 7. Oh, mondo birbone. Forse così starà più comoda, signorina. Se mi permette. Sono grande anch'io adesso. Grazie, signore. Grazie a lei, signorina. Per cosa? Io non ho fatto niente. Sì, signorina. Non vuole sedersi anche lei? Veramente, io... Mi scusino. Per favore, Reynolds, il caffè ce lo serve in terrazza. Bene, signore. Prima posso dire una cosa al signor Reynolds, in privato. Beh, penso che sia possibile, ma non metterci troppo. Oh, no. Volevo ringraziarla per l'ottima cena, signore. Grazie a lei, signorina. Desidera qualcos'altro? Mi dica, signorina. Non può scendere un pochino, così posso parlarle. Mondo birbone. Che sagoma è lei. Vuole essere mio amico. Ogni volta che faccio una sciocchezza a tavola, lei mi ferma subito. Lo farò senz'altro, signorina. Promesso. Glielo giuro, signorina. La servirò come se lei fosse una... La servirò come una principessa. Oh, una principessa? Ma com'è carino! Felice? Felice. Non immaginavo che si potesse esserlo tanto. C'è qualcos'altro che signor Jones può fare per voi? No, non può fare niente di più. Ma lei sì può farmi un gran favore. Fatto. Che cos'è? Mi dica qualcosa del signor Jones. Sa, non conoscendolo e non avendolo mai visto, mi fa l'impressione di una persona molto strana. Infatti, lui è una persona un po' strana. Anzi, molto strana. Forse lo capirà un po' di più se le racconto cosa mi ha detto quando mi ha chiesto di invitare voi due qui per l'estate. Oh, sì, la prego. Lui mi ha detto che è tutta la vita che ha dentro di sé un desiderio. Il desiderio di amare e di essere amato per quello che è. Ha detto che ha viaggiato tutto il mondo, Europa, Egitto, Oriente, cercando ovunque una felicità autentica, sentimenti sinceri. Non li ha trovati?
La vera felicità, mai. Oh, la troverà prima o poi. Ne sono certa. Forse ha ragione, Mary. Chissà che lui non la trovi, e presto. Al momento di imbarcarsi per l'Europa, mi ha detto che questa volta una speranza l'aveva. Vorrei tanto ringraziarlo per quello che ha fatto. Gli dica quanto gli sono grata per tutta la gioia che lui ci ha dato. Il sapere che lei e Riccioli d'Oro siete finalmente felici renderà felice anche lui. Ne sono più che certo. Non è che stavi già dormendo, vero? No, cara. Però vieni a letto adesso. Buonanotte. Hai detto le preghiere? Mary? Sì, cara? Il mio pigiama è molto morbido. Di che cosa è fatto? Seta. Oh, seta? Oh, misericordia! Buonanotte, cara. Buonanotte. Mary? Lo zio Edward ha detto che il signor Jones ti manderà a scuola di musica, sai? E ha detto che mi comprerà un bel calesse per il pani e tanti vestitini. Lo so, cara, è tutto talmente bello che quasi non ci credo. Ma smettiamola di parlarne per stasera, è tempo di dormire. Buonanotte. Buonanotte. Mary, il signor Iron Jones è un uomo molto ricco. Immagino di sì. Cosa dici? Sarà l'uomo più ricco del mondo? Sì, può anche essere. L'uomo più ricco di tutto il mondo. Oh, misericordia! Ecco i conti, signore. Grazie. Ci sono due acquaplani, vedo. Non saranno un po' troppo pericolosi per una bimba? Pericolosi? Quella bimba nuota come un pesce. Comincio a pensare che me l'abbia mandata il cielo. Spero che il pranzo le sia piaciuto, signorina. A me piace tutto. È un'ottima cosa, se lei mi consente. E il mio pane e la mia papera hanno mangiato? Allora stabilita. Mi farà anche una buona cenetta? Può contarci, signorina. Non potrebbe inchinarsi un po' meno? Mi rincresce, signorina. È proprio ostinato. Mi farà venire il mal di schiena. Mondo birbone. Questa è la storia buffa dello scarafaggio, vero? Uh-huh. Attenta agli occhi, però, con questo sole. Può farti male. Oh, non mi può far male. È soltanto un giornalino. Ma te l'avrò letto almeno 10 volte da domenica. Oh, di più! Me lo leggi un'altra volta? Se ti fa piacere. Ma leggiamolo più tardi, nel pomeriggio, quando avrai dormito. Va bene.
ma non scordatemi. Sai, Jimmy, l'oceano Atlantico sembra più calmo oggi senza te e i tuoi spruzzi. Come mai non hai fatto il bagno? Sono arrivato tardi, sai, il lavoro. Il cosa? Ah, svolazzare con il tuo aeroplano, tu lo chiami lavoro? Mary adora volare. È venuta un sacco di volte con me. Sì, me l'ha raccontato. Sei stato anche pieno di premure per lei. Non è un sacrificio. Già, avevi un'aria piuttosto felice. Signora Graham, avrei piacere di parlarle di Mary. Coraggio, nessuna legge lo vieta. Mary è una ragazza incantevole. Siamo stati molto bene insieme quest'estate. Si direbbe che in ogni occasione noi si abbia le stesse reazioni. A lei piace volare con me, balla divinamente. E andiamo pazzi, tutti e due, per ogni tipo di sport. Anche quando sono lontano, non posso fare a meno di pensare a lei e... Sì, ecco, vorrei parlare con il suo tutore, il signor Jones. Solo che lui è in Europa adesso. Che vuoi dire esattamente al signor Jones? Ecco, vede, Mary non si decide a prendere una decisione su niente. Sì, dico, su niente di importante, senza il permesso del signor Jones. Così ho pensato che forse se gli avessi scritto... Scritto cosa? Vede, io... Non posso confidarglielo, signora Graham. Non ne ho nemmeno parlato a Mary. Oh, capisco. Non crede che dovrei scrivere al signor Jones? Jimmy? Ciao, Mary! Ciao, Jimmy! Ci sei mancato. Sai che l'ho battuta? Hai battuto? Sì, purtroppo. Sui 100 metri. Ma voglio la rivincita. C'era un'acqua meravigliosa. Zia Genevieve gli ha venduto un biglietto. Ah, scusa, mi sono scordata. Un biglietto per cosa? Non mi dire che tu non sai niente. Daremo uno spettacolo sabato. Che spettacolo? Chi è che lo dà? Insomma, di che si tratta? La stella sarà Riccioli d'Oro. Io le darò solo una mano. È una recita di beneficenza. Di beneficenza? Per chi? Riccioli d'Oro ha avuto un'idea deliziosa. Siccome non sa dimenticare le amiche dell'orfanotrofio, vuole raccogliere un po' di denaro per comprare dei giochi per loro e dà uno spettacolo. Gran galà e vendita di beneficenza a favore dell'orfanotrofio Riba del Lago, impresario signor Edward Morgan. È proprio una creatura deliziosa. Come sentiamo la sua mancanza. Ti vogliamo tutti tanto bene. Grazie. Grazie di essere venuta, signora Denham. Oh, neanche morta ci avrei rinunciato. È il giorno più bello della mia vita. Have you noticed how this old world is changing more than ever now? Life needs rearranging. It could be heavenly if we'd all remember this. The simple things in life are around you everywhere. Right outside your door, why keep reaching for the moon? Another day. Outside your door and stop reaching for the moon. There's life again in Lover's Lane, and that's a very good sign. We're on the track to welcome back a piece of all and thine. That hello will be coming back in style. So will wedding rings and the simple things in life. The simple things in life are around you everywhere. Right outside your door, why keep reaching for the moon? Another day is here. There is happiness to share. Look outside your door and stop reaching for the moon. There's life again in Lover's Lane, and that's a very good sign. We're on the track to work.
when it rains. At first I was a fraidy cat, but now I know it's growing pains. Gosh-o-dee-o, can't you see? I'll soon be grown up tall. So I've got to think what I will be when I'm no longer small. When I grow up in a year or two or three, I'll be happy as can be, like a birdie in the tree. When I grow up, there's a lot I want to do. I will have real dollies too, like the woman in the shoe. I want to be a teacher so the children can play. Oh, teacher dear, the gang's all here with apples today. When I grow up, I will have a big surprise, for I'll bake the kind of pies that will make you roll your eyes. And if you see that you need some company, you can call me up and I'll come down when I grow up. I am sweet 16. I'm going to a ball. Of all the ladies there, I'd like to be the best of all. I'll wear a dress of silver lace. They'll call me Princess Curly. I'll be like Cinderella, except I won't run home so early. I want to meet a handsome prince with a uniform of gold. But I won't lose my slipper, cause my tootsies might get cold. I'll talk with queens and dance with kings like a little princess would. If I could only do these things, I promise I'll be good. When I'm 21, I wish that I could look like a picture that I saw in a pretty storybook. A lady all dressed up in white with flowers in her hand. And such a veil I never saw, the biggest in the land. Four little girls were standing there, much tinier than me. And they all carried baskets, they looked happy as can be. Everyone was smiling and having lots of fun. I wish that I could be like that when I am 21. Made up my mind, it's much too far away. I think that I would like to be like the lady on the wall. She looked so nice and comfy in her rocking chair and all. With that little cap upon her head, she looks real pretty too. I like her long and funny dress. I like her hair, don't you? It must be oh so quiet. You can hear the tick of the clock. But it must be fun to have nothing to do but rock and rock and rock. Thank you.
Io non chiedo che di farti felice. Oggi mi sei un vero tesoro. Ma credi, non posso sposarti. C'è qualcun altro? Non chiedermelo. Tanto l'avevo capito. Ti ho tenuta d'occhio tutta la sera. Tu non hai fatto che guardare Morgan. E perché non dovrei? Perché non mi piace. Si dà un mucchio d'aria solo perché è padrone di mezzo mondo e... Jimmy! Non ti permetto di parlarne così. Scusami. Non importa. Ti amerò sempre, Mary. Anche se tu non potrai mai amarmi. Oh, Jimmy. Edward, smettila di andare su e giù in quel modo. Hai l'aria di un leone in gabbia. Sono soltanto un po' nervoso. Io figurati, lo sono da 3 giorni, da quando sei tornato per lo spettacolo. Non sai trovare un altro argomento? Ho la luna di traverso, ecco tutto. Beh, forse un altro argomento lo troverei se riuscissi a concentrarmi. Avresti tutta la mia riconoscenza. Va bene. Vediamo di che cosa possiamo parlare. Hai più visto Mary dopo cena? No, non l'ho vista. È andata da qualche parte con Jimmy? Che ne so io. Non trovi che sono una bellissima coppia? Dici? Lui è molto innamorato di lei ed è anche un ottimo partito. È ricco sia da parte di padre che di madre. Ah sì, davvero? Forse è per questo che si dà tante arie e sfoggia bottoni d'oro su un uniforme finta. Edward, credevo che non ti fossi neanche accorto di Jimmy. Sono sorpresa di scoprire che hai notato addirittura i suoi bottoni. Un giovincello borioso. Smettila di prendermi in giro. No che non smetto. Edward Morgan follemente geloso e che si comporta come un Romeo 16enne. Oh caro, questo è il momento più bello della mia vita. Io non sono affatto geloso. Credi che mi importi qualcosa di Mary Blair? Lei è qui unicamente perché Elizabeth non sarebbe mai venuta senza la sorella. Ma non provo alcun interesse per Mary. Per me non esiste. Ah, è un sollievo sentirtelo dire. Un sollievo? Perché? Ti avevo osservato, Edward, ed ero propensa a credere che tu avessi un debole per Mary e temevo che ci fossero delle complicazioni. Complicazioni? Cercherò di essere più chiara. Ho più di un motivo per credere che Jimmy Rogers domanderà a Mary di sposarlo prima della fine dell'estate. Ma come fai a saperlo? L'ho osservato. Oh. E tu pretendi di sapere quello che pensa solo perché l'hai guardato? Mio caro figliolo, a qualsiasi donna della mia età ed esperienza basta un'occhiata per capire che un uomo... No, è... non dire sciocchezze. A che cosa stai pensando? Non sto pensando. Ho deciso. Deciso cosa? Comprerò l'aereo più veloce che ci sia. Non vorrei mica imparare a pilotarlo. Certo, perché no? E non è tutto. Imparerò anche tutti quegli strani balli di oggi. Ti farò felice, Mary. Ne sono sicuro. Sei un caro ragazzo. Oh, salve, signor Morgan. Come va? Scusa un attimo. Mary, ti vorrei parlare da solo. D'ora in poi dovrà chiedere il permesso a me. Come? Jimmy. Glielo voglio dire. Sono l'uomo più fortunato del mondo. Fortunato? E perché? Mary e io ci siamo fidanzati. Fidanzati? Proprio così. Puoi immaginare quello che provo. Ecco, io vorrei tanto che tutti lo sapessero. Certo, io ti capisco. Devi essere orgoglioso. Mary è una ragazza d'oro. Voglio essere il primo a congratularmi. Grazie, signore. Mary, mi rallegro anche con te. Accanto a Jimmy sono certo che troverai la felicità. Io spero che il suo augurio si avveri. Dipenderà da te, ma se esistesse qualcosa che io posso fare per voi, qualunque cosa sia, promettetemi di farmelo sapere. Senz'altro, signore, lei è davvero gentile. No, tutt'altro, sono un egoista. Grazie, signore. Bene, buonanotte. Buonanotte, Mary. I miei auguri più belli, a tutti e due. Zio Edward, su, svegliati. Zio Edward. Mm.
Serve, grazie. Non puoi rimetterti a dormire, sai? Senti un po', signorina, è domenica oggi. No, zio Edward, no, signore. D'accordo, hai vinto tu. Mi leggi un giornalino? Ehi, un momento. Non devi andare in chiesa oggi? Oh, sì, certo che ci vado. Mi accompagni? Stamattina? Mi accompagni. Mm-hmm. Ti porto le pantofole, sì, allora. Sì, brava. Eccole! E vola il destriero, divora il sentiero, galoppa per monti, discende le valli e hop! Arriva al castello del principe bello. E poi caracolla davanti alla folla e tutto impettito va al piccolo trotto facendo gli inchini, piegando il ginocchio, finché sul più bello la butta di sotto. Adesso basta però, eh? Adesso... tu mi devi raccontare tutto quello che hai fatto mentre ero via. Sono stato in città per una settimana. Tu che cosa hai combinato intanto? Io continuavo a dire, quando è che torno? Non fare l'adulatrice. Avevi un motivo speciale per volermi vedere? Oh, molto speciale. Volevo parlarti specialmente di una cosa. Ti ascolto, dimmi di che si tratta. Bene, allora vogliamo parlare di matrimonio? Cosa? Oh, tesoro mio, chi è che ti ha messo certe idee nella testolina? Per favore, non ridere, zio Edward. Ah, scusa, dimenticavo che è una cosa molto speciale. Forza, spiegami cos'è che vuoi sapere sul matrimonio. Perché due si matrimoniano? Intendi Jimmy e Mary? Mm. Perché vogliono stare insieme, avere una casa loro e volersi tanto bene. Mary dice che io andrò a vivere insieme con Jimmy. Questo vuol dire che ci sposiamo anche noi due. Beh, di questo parleremo un'altra volta. Zio Edward, io non voglio sposare Jimmy. Perché no? Perché voglio che Maria e io ci sposiamo con te. Lo sai che sei una terribile calcolatrice? E adesso su, in piedi, continuiamo a vestirci, forza. Forza, forza. E adesso, colazione, chiesa, giornaletti e pranzo. E poi ci sarà una bella sorpresa per te. Un regalo? Che sorpresa sarebbe se io te lo dicessi? Mary! Mary! When I grow up in a year or two or three, I'll be happy as can be, like a birdie in a tree. When I grow up, there's a lot I want to know. I'll have little dollies too, like a woman in the shoe. I want to be a teacher so the children can say, teacher dell again for young with apples today. When I grow up, there'll be a big surprise, cause I bake that kind of pies that will make you roll your eyes. And if you see that you need some company, you can call me up and I'll come down and I Mondo Birbone. When I grow up. Quando sarà grande? Che cosa avete da complottare voi due? Oh, niente, zietta. Hai paura di un colpo di stato? Con voi non si sa mai. Zio Edward, qual è la sorpresa? Oh, tanto per cominciare, le sorprese sono due. Due? Su, un bel salto. Sei pronta per la prima? Non sto più nella pelle. Tieni forte allora, altrimenti farai pum. Siediti qui e fai molta, molta attenzione. Sì, signore. Whenever clouds start gathering to cover up the sun, it really doesn't mean a thing to me. It seems a tiny miracle comes to me on the run and never fails to bring a remedy. She's just a little curly-headed thing who creeps into my heart and makes it sing. Curly top, you
little bundle of joy. Curly top, you're like a wonderful toy. You're just so full of sunshine, folks agree. You could supply the world with vitamin D. Two eyes that make the heavens proud to be blue. Angel cake, it's just a copy of you. Take everything that's sweet all rolled into one. That can't top you, curly top. Curly top, you little bundle of joy. Curly top, you're like a wonderful toy. You're just so full of sunshine, folks agree. You could supply the world with vitamin D. Two eyes that make the heavens proud to be blue. Angel cake, it's just a copy of you. Take everything that's sweet all rolled into one. That can't top you, curly top. Sei un tesoro, Ricciolina. Sei stata proprio brava. Grazie. Hai detto che hai un altro regalo per me. Sì, uno per te e uno per Mary. Le vai a dire di venire qui? Mm-hmm. Mary! Mary! Sì, Edward, è una sorpresa per noi! Edward, visto che non neghi di essere innamorato di Mary, perché non glielo dici? Cara zia, non la sai la novità. Mary ormai è fidanzata con Jimmy Rogers. A lei l'hai mai detto che le vuoi bene? Posso essere io la prima? Io dico che è possibile. Oh, che bellezza! Ecco qua, signorina, una collana di perle. Perle? Mm-hmm. Sembrano quei sassolini che sono sulla spiaggia. Elizabeth! Ma ti piacciono? Mm? Veramente avrei preferito i pattini a rotelle. Aggiungeremo anche quelli per fare buon peso. Mary, io devo partire fra una settimana. Perciò voglio darti fin d'ora il mio regalo e augurare a te e Jimmy ogni bene possibile. Non posso accettarlo. Perché no? Io non sono innamorata di Jimmy. E ieri sera gliel'ho detto. Non siamo più fidanzati. Non vuoi sposarlo? No. Mary, è meglio che ci pensi. Pensare a cosa? Vuoi non sposarti del tutto. Io ho chiesto a zio Edward se ci sposava, ma lui non ci vuole. Oh, Elizabeth, non dirmi che... Oh, sì, invece. Vero che ti ho chiesto di sposarci, zio Edward? È spaventoso. Mary, aspetta, ti devo parlare. Che cosa gli ha preso? Hanno un'aria così strana. Ce ne andremo in Europa. È il mio sogno più grande. Che presto sarà una realtà. E lui, credi che ce lo darà il permesso? Lui chi? Quale permesso? Quell'adorabile persona a cui devo la felicità. Vuoi dire il signor Jones? Sì. Oh, Mary, la mia dolce credulona. Non esiste nessun signor Jones. Vuoi dire che sei tu il... Mm-hmm. Oh! Mary, ti dispiace se zio Edward viene a leggermi il giornale? Oh, mondo birbone.